Buongiorno a tutti e buon 28 settembre 2021. Siamo già giunti a martedì. Il Signore ti benedica da Sion. Anche oggi vogliamo accostarci alla parola del Signore che questa mattina ci dice proprio così. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza mendicare il pane. Salmo 37, versetto 25. Ed ancora, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggiante. Salmo 92, versetto 14. E il titolo di questa meditazione biblica è questo: I giorni della vecchiaia. Gli autori del calendario cristiano Il Buon Seme consigliano una lettura. Come dico sempre, o prima di questa meditazione o anche dopo, io consiglio prima, però è giusto che fai di testa tua, ecco, fai come vuoi. E loro consigliano di leggere dal libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 8, che sarebbe giusto appunto alcune considerazioni che faremo in questa meditazione. Detto ciò, ora passiamo alla meditazione appunto di questo testo. All'età di 83 anni, l'evangelista Stanley Jones, non so se si pronuncia così, comunque è scritto così, colpito da un ictus, rimase paralizzato, ma riuscì a dettare uno scritto nel quale oggi possiamo ascoltare: la mia fede ha subito molte ferite, ma sotto le cicatrici non troverete mai nessun dubbio. Appartengo a Cristo con tutti i sentimenti del mio essere. A 83 anni sono ancora più entusiasta di appartenere a Lui di quando a 18 anni mi sono impegnato a servirlo. Questa è la testimonianza che questo evangelista ci ha lasciato. Un libro della Bibbia, l'Ecclesiaste, descrive la vecchiaia proprio con delle immagini. Le mani, i guardiani della casa tremano. Gli occhi, quelli che guardano dalle finestre, sono oscurate. Le orecchie, diminuisce il rumore della macina. La vecchiaia è spesso un periodo difficile per la perdita di alcune facoltà e la debolezza del corpo, ma per il cristiano la prospettiva del grande incontro con il suo Salvatore è sempre più presente e incoraggiante. L'anziano può misurare più che mai l'amore e la pazienza di cui è stato circondato da Dio, un Dio che è suo padre, sempre fedele alle sue preziose e grandissime promesse, proprio come è scritto nella seconda lettera di Pietro al capitolo 1 versetto 4. L'anziano può far conoscere ai suoi e a quelli che lo circondano la gioia che possiede e pregare per loro. Se sente le sue forze e le sue facoltà venir meno, può ancora dimostrare che l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, proprio come è scritto nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, il versetto 16. La speranza cristiana, se non rischiara ancora la vostra vita, è a portata di mano. Credete in Gesù. Concludo così questa meditazione perché l'invito già ci è stato posto. Credete in Gesù. Che tu sia un anziano, ovviamente questo testo è riservato più per loro questa mattina, ma se sei un meno anziano, se sei un giovane, se sei un giovane in età più adulta, se sei un ragazzo, credi in Gesù, poiché in esso, in egli, in lui, potrai trovare tutta la forza di cui hai bisogno, la speranza, la gioia e tutto ciò di cui il tuo corpo, la tua anima e il tuo spirito necessitano per vivere. Dio ti benedica e ci vediamo domani al solito appuntamento. Pace del Signore!